ragazzi, ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Come avrete letto dal titolo, oggi facciamo una nuova challenge, ovvero trasformiamo, anzi, vediamo un po' come trasforma The Sims i nostri adulti in bebè. Allora, ho realizzato queste tre ragazze velocemente e poi questa qui, non so se è una mia impressione, ma vedendola così sembra un po' Hilary Blasi. Comunque, appunto, ho realizzato queste tre ragazze e ora andremo a vedere come saranno da adulte a bambine. La prima è lì appunto che assomiglia a Hilary Blasi, poi ho realizzato lei super riccia, guardate che bella, bellissima, e poi lei rossiccia naturale. Partiamo proprio da lei. Allora, questo qui è il suo outfit, ha un modo di vestire diciamo molto particolare. Ci avviciniamo sul viso e appunto, come potete vedere, ha gli occhi verdi e le lentiggini, senza make up, le ciglia diciamo faccio finta ogni volta che sono diciamo naturali, non fanno parte delle diciamo ciglia finte, e siamo pronti a vedere come sarà da bebè. Quindi, 3, 2, 1, via! Allora, avviciniamoci. Le lentiggini ci sono sempre, però ha praticamente cambiato colore di occhi e di capelli. E ha le sopracciglia bionde. Cosa? Il modo di vestire è un mix di colori. E ha uno stile non definito. Rimettiamola giovane adulta. Passiamo ora a lei. Diamo velocemente uno sguardo al suo outfit. Ha le simil Jeffrey Campbell rosa vellutate, jeans con sotto, le calze con la rete grande, poi abbiamo un crop top con il choker che fa parte sempre appunto del top, anzi maglia crop. E poi avvicinandoci abbiamo anche per lei in realtà poco make up, queste labbra così fucsia che riprendono tutte le varie tonalità del rosa del suo fiocchetto, e poi abbiamo semplicemente degli orecchini cerchietti, e guardate che bello il colore dei suoi occhi, è spettacolare. Comunque, pronti per la trasformazione? 3, 2, 1. Cosa ho appena visto? Scusate. È bionda? Perché? Cosa? Allora, ha praticamente questo body che sarebbe un costumino che più o meno riprende, diciamo, la fantasia del suo fiocchetto, perché è sempre a strisce, però è bionda. Ok, gli occhi sono sempre marroni, però sono un po' più scuri, ha delle scarpette verdi, ok, quindi lì da piccolina è così. Notare che ha anche i capelli lisci, da grande invece ricci. Rimettiamola grande e andiamo all'ultima girl, che assomiglia appunto a Hilary Blasi, vi giuro non l'ho fatta apposta, me ne sono resa conto solamente ora prima di iniziare il video guardandola. Anche lei ha le Jeffrey Campbell ai piedi. Ma perché aveva questa parte così? Va bene. Quindi dicevo le Jeffrey Campbell ai piedi. Poi ha una camicia larga con una cinta nera in vita. Ha queste lunghe, lunghissime trecce bionde. Abbiamo un choker in velluto nero, anche lei gli orecchini cerchi che sono simili ai miei, però i suoi sono molto molto più grandi, e appunto diviso sembra Hilary Blasi. Comunque, siamo pronti per vedere la trasformazione? Ah, dimenticavo, guardate che occhi tipo celesti grigi, bellissimi. Quindi pronti per la trasformazione? 3, 2, 1... Ma scusate, mi sembra un maschietto. Ma cosa?
Ha cambiato anche il colore degli occhi. Cioè, allora, a parte il fatto che questo biondo fa schifo perché è praticamente giallo canarino. Poi, cioè, ha gli occhi castani, color nocciola. Parliamone. Vabbè, diciamo che lei da piccolina era un maschiaccio e poi col passare del tempo, crescendo, è diventata molto più femminile. E... sì, non so che dire perché... wow! Rimettiamo anche lei giovane adulta e quindi trasformazioni molto particolari, devo dire. E di tutte e tre le ragazze, l'unica che assomiglia più o meno a se stessa da grande è lei, perché comunque da bebè ha lo stesso colore di pelle, più o meno lo stile ci siamo, l'unica cosa è il colore dei capelli, ma le altre, cioè lei è tipo un maschietto, invece lei aveva uno stile non definito, vero? Sì, infatti, l'unica cosa che ricorda un po' se stessa da grande sono le lentiggini. Vabbè, in realtà anche il viso un po' ci sta, più o meno ricorda sempre lei, però, cioè, voglio dire, da grande ha gli occhi verdi, quindi sì. Quindi ragazzi e ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo video creeremo invece i maschietti e vedremo come saranno da adulti a bebè. Spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!